Buongiorno, allora saranno tipo le. Sono le 10 meno un quarto e oggi è l'8 di agosto. E oggi sono già in giro, c'è il vento, meno male. E questo è l'outfit nel caso vi interessasse. Comunque, sto andando ad aiutare la bambina con i compiti. E dopodiché. Sembra che io abbia dei capelli osceni, però sì, un po' è vero. Dicevo, dopodiché dobbiamo andare a fare una cosa carina. E quindi scoprirete. Io ho deciso di portarvi con me oggi per questo. Come no? Ragazzi, non si vede dove Ho smesso siamo. perché Siamo volevo al centro commerciale di Montebello. E il perché ve lo spiego dopo. No, la scatolina, anche quella di Scatolina, Montebello. sta zitto. Allora, bisogna... Ah, la farmacia un attimo. La farmacia, ragazzi, sono appena usciti da me. E con me è tornato questo bambinetto. L'iPhone S. Finalmente forse avrò un telefono decente con cui bloggare e non solo. Sì, ti sei proprio ripresa. Sono le 5 e 10. Qui sono illuminate da Dio. Ecco. Sono 5 e 10, sono in mezzo ai bicchieri. E io sono stanchissima, sono via dalle 8 e mezza perché sono andata stamattina a fare ad aiutare la bambina con i compiti. E siamo ancora qui. Molto bene, e io non vedo l'ora di andare a casa per vedere il telefono perché lo sto aspettando ad aprirlo per guardarlo con voi. Poi ovviamente a casa vi spiego un po' meglio, eccetera, eccetera, perché non vi ho parlato molto oggi, ma insomma sono sempre stata in mezzo alla gente. Come mi sembrava il caso. Beh, ci vediamo più tardi. Allora, sono rientrata praticamente adesso a casa e ho il flash puntato negli occhi, penso che voi lo vediate dal riflesso, mi spiace. E lasciate stare anche come sono conciata, sono ancora un po' truccata, più o meno, ecco, capelli. Vabbè, tanto me li devo lavare, non vedo l'ora di struccarmi perché ho una pelle in condizioni pietose, meno male che la mia definizione è molto bassa, quindi si vede ben poco della mia pelle e anche di tutto il resto, però. Sono anche già mezza cambiata. Vabbè, comunque, prima di farvi vedere il mio telefonino, che, cioè, in poche parole, avevo bisogno di cambiarlo perché il 4S sì, funziona, per carità, infatti lo terremo, magari io per i miei, che tipo mia mamma ha un telefono schifoso, però dice che non vuole passare all'iPhone perché si trova bene col Samsung, però ha un Samsung di quelli piccoli così che va lentissimo, quindi cioè per andare più veloce il mio 4S ce ne vuole, vuol dire che il suo va proprio lento, ma poi iniziava ad avere problemi con le chiamate, nel senso che non si sentiva più oppure non riuscivo proprio a rispondere, quindi abbiamo colto due piccioni con una fava, perché da MediaWorld c'era una promozione, infatti l'abbiamo pagato, vabbè, del telefono vi parlo dopo, adesso vi faccio vedere velocemente due cosettine che ho comprato di altro. Vabbè, faccio vedere velocemente questa che è la busta dell'erbolario, che non è roba per noi in quanto dovevo fare un regalo, un pensiero. Però ci sono dentro i campioncini che voglio vedere se li trovo. Non solo questi. Sì, allora, questa che è un bagno latte al tiare. Buono. Il tiare, no, sì, l'iris mi piacciono il tiare. Vabbè, insomma. Poi questi tre che sono tutti all'olio di oliva deduco, che sono crema per il corpo, bagnoschiuma e shampoo, che non userò io lo shampoo perché è troppo poco, lo userà mio fratello. Bene, poi l'erbolario a me piace un sacco, tipo, cioè vi faccio vedere la confezione regalo. Ah, c'è anche un altro di campioncino, ora lo recupero. Cioè è troppo carina, poi non ha... Ah, vabbè, abbiamo preso due cose in sconto, però nel senso non ha...
dei prezzi. Ma ce ne sono. No, quello lì è un catalogo. Io che non so cosa ci abbia messo dentro praticamente. Vabbè, quadro illustrativo. E questo è crema. Crema ai fiori di ciliegio, deduco. E niente, però questa confezione qua è proprio bella. Sì, dicevo, l'erbolario mi piace come marca. Io non uso molta roba, però quando li vedo, quando vedo, proprio anche quando passo davanti ai negozi di erbolario, mi, non lo so, sono sempre belli. Questo lo devo lasciare dentro, secondo voi? Diciamo di sì. Poi, invece, per me sono andata da H&M. H&M, ho comprato tutte cose in saldo, che tra l'altro sulle cose in saldo c'era un altro 30% di sconto, quindi alla fine per tutte queste cose, tutte, ho preso 4 cose, comunque ho speso 20 euro e non ho trovato cose estive che mi piacessero, però ho comprato questa con una maglietta semplicissima che ho sempre visto da H&M, anche a maniche corte, in ogni modo, e non l'ho mai presa, c'era in un sacco di colori, però in sconto c'erano soltanto questa, grigia, e forse un verdone, ecco, verde militare. Io l'ho presa di questo colore, che sembra tutto bianco adesso magari. Comunque ha le maniche, sono di quelle che sono tutte monocolore, però con le maniche e il colletto colorato. E l'ho presa di questo rosa, un po' carino. È molto leggera, poi ha la manica che mi sembra sia, cioè non sia proprio lunghissima, arriva poco prima del, come si chiama, del polso, e io le preferisco perché tipo con l'orologio, con i bracciali, ecco, almeno mi lasciano scoperta questa parte e non devo, no, avete capito, coprire le cose con le maniche. E questa veniva 3 euro, quindi da quanto costava? Costava 9,99, poi evidentemente c'è stato un altro sconto, però qua, cioè, perché c'è scritto 4,99, però qua sotto c'è scritto 9,99. Vabbè, ed è semplicissima, abbastanza lunghetta, con le maniche corte, ed è una S, non mi ricordo se ve l'ho detto. Comunque è carina adesso che inizierà l'autunno, comunque visto che quest'estate non ha fatto, cioè nel senso, o ha fatto troppo caldo o ha fatto troppo freddo, quindi non c'era mai un clima adatto. Poi vi lascio il mio pezzo preferito per ultimo. Due cose carine che però mi servivano, ovvero questo che è un po' psichedelico, infatti non so se si vedrà molto dal video, però è questo astuccio, sì dai, un po' si vede, però dal vivo è molto psichedelico, che è bellissimo, mi piace un sacco, è tutto così olografico con queste toppe che mi piacciono di più queste due, devo dire la verità, però. Ma sì, mi piaceva di più il fatto che fosse olografico, appunto. E questo qua mi serve per mettere i pennarelli e le penne colorate, perché per sottolineare o per scrivere i titoli a scuola io uso penne colorate e pennarelli che non ci stanno nel mio astuccio normale, perché già non ci stanno le mie cose, e figurarsi cose in più, ecco. E quello che avevo io, adesso ve lo faccio vedere, ecco, quello che avevo io è questo. Ok, che all'inizio era anche carino, era degli One Direction, io ero una piccola fan sfegatata, ce l'ho dalle medie sto astuccio. Però, insomma, tra Zayn che se n'è andato e questo l'ho tolto, cioè nel senso ci avevo attaccato un adesivo, poi quando ho tolto l'adesivo anche la sua faccia ci ha fatto ciao. Tra che le mie amiche che odiano gli One Direction me l'hanno tutto distrutto, beh, insomma, era un po' consumato. E farò il cambio, che bello, finalmente un astuccio carino, decente. E questo qua costava 5 euro, ecco, però fate conto che su ognuna di queste cose c'era più il 30% di sconto, quindi boh, sarà costato 4 euro, 3,50 euro, non so bene quant'è il 30% di 5 euro, però va bene così. E l'altra cosa invece utile ma carina sono questi calzini pagati 6,99 euro. E anche qui c'è da aggiungere il 30%, sono un numero 39-41, perché mia mamma dice che poi si restringono queste calzine corte, e sono troppo carine perché, facciamo che le apro magari, ci sono queste qua nere con le rose che sono le mie preferite, troppo belle, poi in mezzo sono semplici, quindi ci sono un paio bianco, un paio rosino, tipo le maniche della maglietta che vi ho fatto vedere prima,
e questo verde è militare, queste qua sono proprio carine, e infine ci sono sempre, queste qua sono grigio scuro, non sono nere, si può vedere la differenza, sì, dai, si vede, con le roselline bianche e rosa salmone, ecco, e queste qua erano proprio carine. Ero indecisa tra altre due combinazioni di pacchi, ecco, però alla fine ho scelto questo, che erano le più carine, ecco, mi sembravano le più carine, cioè in realtà erano carine anche le altre, però almeno erano un po' diverse da quelle che ho. Vabbè, insomma, non sto a rimetterle a posto. E infine il mio capo preferito è questa specie di felpina crop top, anche questa per l'autunno, ecco, che è troppo bella, fatta, magari se la sistemo prima, fatta tipo a camouflage con la manica lunga ed è appunto a crop top con questa fascia con scritto work hard. Mi piacciono un sacco queste cose mezze sportive con queste fasce. Ho visto anche un sacco di crop top tipo da Pull&Bear, da Bershka, ce n'erano alcuni bellissimi. Da Bershka ce n'era uno che aveva tipo due fasce elastiche che si incrociavano sotto al top, troppo belle, troppo bello sto stile un po' che io vedo dalle americane, soprattutto da Kristen Ancher, non so se la conoscete, comunque è una ragazza che è molto famosa soprattutto su Musical.ly. Però è troppo bella, c'ha troppo stile, non lo so, mi piace un sacco. E ha tipo la mia età, se non ha, ho 17-18 anni, sono tipo lì così ogni volta che la vedo, perché dico, ma perché? Perché lei è così e poi ci sono io? Perché? Vabbè, comunque, a parte questi drammi esistenziali, questa qua in saldo costava 8 euro, mentre a prezzo pieno costava 13. E però sempre da aggiungere il 30%, bla bla bla. Tra l'altro H&M c'è anche nella mia città da pochissimo. Però il problema è che le cose più belle di H&M sono quelle della linea Divided. Infatti sia questa che l'altra, sì, sono tutte e due della linea Divided, che ovviamente non c'è nell'H&M della mia città. Quindi, che poi è la linea più giovanile, deduco, e quindi la più fica. Però ovviamente non c'è. E niente, quindi detto ciò, possiamo procedere all'unboxing dell'iPhone. Devo bere, sono disidratata. Siamo pronti per aprire questo iPhone carino carino, che poi il mio iPhone 4S, se già sapete, era già usato e non era tipo ricondizionato, aveva solo la batteria semi nuova, ecco, quindi non era come nuovo. Quindi secondo me anche quello ha influito, a parte che vabbè ha quasi 3 anni, che ok non sono tantissimi, però considerato che era già un modello vecchio quando l'ho comprato, adesso iniziava ad avere i suoi problemi perché si è anche fermato con gli aggiornamenti, quindi andava proprio lento. Il fatto dei 16 GB sì, non era un problema, nel senso era la cosa che, cioè, riuscivo a gestirmeli perché sapevo, so di avere 16 GB e ne uso 16. Però siccome dovevo prendere il telefono nuovo, ho detto se proprio prendiamo almeno da 32, e siamo riusciti a trovare questa promozione appunto da MediaWorld e l'abbiamo pagato poco, perché comunque l'iPhone SE è uscito o insieme al 6S o insieme al 7, comunque sul sito di Apple c'è ancora, quindi vuol dire che è abbastanza recente, e l'abbiamo pagato 324 euro, che è poco. È proprio poco. C'era con la stessa promozione, perché sono le promozioni da volantino che scadono il 13 di agosto, quindi da poco, cioè tra poco, scusatemi, c'era anche l'iPhone 6, sempre da 32, sempre dello stesso colore, perché ovviamente questa promozione la fanno probabilmente sul colore meno venduto, adesso non lo so, però io preferisco quelli bianchi, però ovviamente c'era solo nero, ma insomma poi ho pensato, siccome io metto le cover eccetera eccetera, alla fine chi se ne frega del colore, ecco, e anche questo colore tra l'altro è molto fico. E c'era anche il 6, dicevo, a 375, mi sembra, comunque 50 euro in più di questo, però alla fine, siccome io, a me è sempre piaciuto il modello del 5/5S, il fatto che abbia il sistema del 6, 6S, 7, insomma quelli più moderni, è di gran lunga meglio. Comunque niente, basta, adesso lo apro. Non so se ci sono anche le auricolari dentro, comunque lo scopriremo a breve, deduco, se capisco come aprirlo. Avevo visto un graffietto dove c'era la pellicola alzata.
purtroppo ancora non ho cover, però rimedierò presto perché nel senso io sono, cioè, l'iPhone, il 4S, trovo una forbice magari, il 4S mi è caduto un sacco di volte, però senza cover mai, perché lo porto proprio poco senza cover, perché poi divento divento paranoica, ecco, mi vengono le fisse, eccetera. Però, per esempio, ha sul vetro, e infatti una delle prime cose che comprerò sarà il vetro per questo qua, cioè assolutamente, perché già è un po' più sottile del 4S, sarà anche più leggero, quindi figuriamoci se non mi cadrà, perché c'è la garanzia Vodafone, non si sa, comunque io ho Team, che non è il massimo. Quante carte ci sono, che palle. Adesso non vedrete niente, però c'è scritto cosa c'ha dentro. Sì, ci sono pure le cuffie, che bello. Poi una cosa positiva è il cavetto, perché ovviamente il 4S aveva sì anche il cavetto del, cioè lo stesso cavetto del mio iPad, che anche lui è un po' vecchio, però l'iPad funziona, per quello che lo uso funziona da Dio. E niente, non riesco ad aprirlo. E quindi ha, dov'è che è? Questo qua largo, che insomma se mi si scarica e devo chiedervi in giro e magari non ho il mio dietro, nessuno ce l'ha, ecco, questo qua è un po' più comune e dovrebbero averlo in più persone. Poi ero rimasta con un solo cavetto che o caricava il telefono o caricava l'iPad, quindi almeno adesso ho due cavetti per due cose diverse. E cosa mi dimenticavo di dire? Ah, che non ho cover. Adesso ne ordinerò una sicuramente da AliExpress, però domani, se riesco, passerò dai cinesi e vedrò sia per il vetrino che per la cover. Che bello, c'è il coso in 3D qua, non lo sapevo. Che poi deve fare le foto da Dio, che bello, finalmente. Un po' di risoluzione, proverò anche a fare i vlog con questo. Il 20 io devo partire per le vacanze, ma non me lo porto dietro questo, mi porto dietro, c'è sto cappelletto che, vabbè, tanto sono sfattissima. Dicevo che a Rimini mi porterò dietro quello lì, perché non vorrei rovinarlo con la sabbia, poi non avendo ancora protezioni né niente, cioè assolutamente non me lo porto dietro. Ciao bambino, ho già deciso il nome, il mio iPhone, che bello, no raga, cioè dietro, ditemi se non è bellissimo, cioè è troppo bello sto colore, che non è nero, è leggerissimo, cioè vorrei fare il paragone con il, no, ah, che poi c'ha pure l'impronta questo, perché il mio non ce l'ha, no vabbè, è troppo bello, vorrei farmi un paragone con il mio, adesso dopo tolgo, tanto un po' si vede anche senza flash. E ovviamente dovrò metterlo sotto carica. No. No, raga, si accende. Si accende. Ora, vabbè, dovrò configurarlo. Però la SIM ancora non la metto. O forse sì. Vabbè, insomma, poi ci penso. E qua... Oddio, oddio. Raga, sono emozionata. Che bello. Hola. Vabbè, poi lo configuro. Ecco. E dicevo... No, sì, ma grazie. Vabbè, qua ci sarà il libretto di istruzioni con i soliti adesivi Apple. Poi qua ci sono gli auricolari che per ora non uso perché ho... erano qua. Ho queste qua, che sono dei cinesi, però sono limitazioni di queste finché non si rompono... Uso... Cioè, finché non si rompono queste... non le apro. Ecco, quello che volevo dire. Poi... Ah, c'è il cavetto, l'adattatore questo qua, che io col telefono non avevo perché il tipo che me l'ha venduto non ce l'aveva, ma comunque penso che per l'iPhone 4S era questo qua è dell'iPad, però mi sembra fosse così. E poi c'è il cavetto che è tutto arrotolato e ovviamente è quello piccolino, che bello. Sono emozionata, ora vi faccio una specie di paragone per quanto sia nelle mie competenze. Allora, togliamo sto flash. Sì, dai, un minimo si vede, tolgo la cover che magari è utile. Allora, oh, la differenza di peso è la prima cosa che si sente, perché c'è, questo pesa decisamente di più, questo è leggerissimo, secondo me mi cadrà pure facilmente tra le mani. No dai, ci starò attenta. Poi questo è molto più lungo, cioè molto è più lungo, ovviamente cambia, vabbè, a parte il colore, cambia anche dietro, perché questo c'ha le due strisce e questo qua no. Sopra è praticamente simile al 4S,
E non ha le strisce, cioè questo qua ha tipo una striscia di argento in mezzo a quelle bianche, mentre questo qua ha solo la striscia argento. E questo c'ha il coso per le cuffie sotto, però anche le casse sono diverse, cioè non sono proprio abituata, voi sì, magari che avete anche il 7, che ne so, avete gli iPhone più moderni, io sono abituata con questo, cioè wow, sembro, non lo so, che abbia scoperto l'America. Poi, i tastini qua sono meno in rilievo, ecco, cioè sono più fini, ecco, come dire, anche il colore, cioè è proprio elegante, che bello. Ovviamente di questi, degli SE, gli altri colori che ci sono sono come quelli del 6S e del 7, quindi c'è anche rosa, bellissimo, oro e argento, anche oro e argento. Cioè, sono tutti belli i colori dell'iPhone, ecco. E l'altra cosa che cambia invece rispetto al... Il 5S ce l'ha, sì, e il 5 no, e nemmeno il 4S, ovvero basta, continua ad accendersi, dopo ti configuro. È il tasto home, che questo si può... come si dice, ha l'impronta digitale, ecco, quindi adesso niente, lo configuro e dopo, non lo so, penso ci vedremo ancora, e che bello, finalmente ho un telefono decente. Ragazzi, ho scoperto che non c'è mai una gioia nella mia vita, ok? Non ho la micro sim, cioè io non ho una micro sim, perché nel 4S bastava tagliare la sim, quella grossa, normale, toglievi la parte esterna e la metti dentro, invece ci vuole la micro sim, che è proprio un'altra sim, ok? Quindi io devo andare in negozio della team a chiedere se mi possono cortesemente dare una micro sim, senza magari farmi cambiare numero, per esempio. Bene, farò un salto sul sito della team per capire cosa devo fare. Da una parte meglio, perché tanto comunque sarei dovuta partire, quindi non avrei portato quel telefono. Ma io volevo configurarlo. E non si può senza sim. Grazie per aver accolto il mio sfogo. Bevo per dimenticare. Mi consolerò mettendo le penne nell'assuccio nuovo, che almeno è allegro e mi regala gioia. Adesso cosa faccio? Niente. Poi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa vicenda, se finalmente potrò entrare nel mio telefono oppure no. Ah, comunque, a proposito della mia partenza del 20, cioè tra una settimana e mezza, sì, dai, una settimana e mezza, penso che farò un weekly vlog, perché tanto, cioè, siccome andiamo lì principalmente per il mare e per la missione abbronzatura, io, visto che io amo il mare, e non penso che ci muoveremo tantissimo per lì, a parte la sera, però vi faccio vedere quello che facciamo, ovviamente quello che mangiamo, anche perché avendo l'appartamento non usciremo sempre, abbiamo preso l'appartamento apposta per poter stare tra di noi, rumori ambigui. E quindi penso che farò un weekly, perché tanto escursioni e cose che impiegano una giornata impegnativa non ce ne saranno, quindi sì, farò decisamente un weekly. Poi magari farò anche dei video back to school, e magari quando riuscirò ad avere il telefono farò anche il What's on my iPhone, e quando avrò abbastanza cover, ovviamente, magari tra, non lo so, tra non moltissimo, però nemmeno tra domani, farò anche l'aggiornamento delle cover. Per chi si stesse chiedendo che fine faranno le cover del mio 4S, alcune le ho messe in vendita su Shpock, quindi se siete interessati o fate un salto su Shpock, magari ve lo lascio giù, le ho messe in vendita a blocchi di 4 e uno a blocco di 5, 5 euro mi sembra, più 3 di spedizione, perché sì, non potevo metterla a mio carico. E cosa volevo dirvi? Però se non volete avere, se non avete Shpock, o comunque per qualsiasi cosa, basta che mi scriviate su Instagram o sugli altri miei social, sì, principalmente Instagram, quello dove c'è la chat, perché Facebook non ce l'ho, che sono sempre giù nel box informazioni, quindi se siete interessate, se magari siete interessate a qualche cover, scrivetemi senza problemi, perché ne terrò giusto qualcuna, visto che appunto questo telefono non lo venderò, non lo darò via, e potranno servirmi delle cover
quelle che uso di più, ecco, non tutte quante, non tutta la collezione, che da oggi in poi si concentrerà sul nuovo telefono. E niente, e, ecco, altre cose che pianificavo di fare sul canale, magari erano i preferiti del mese o i preferiti dell'estate, come avevo fatto l'anno scorso, e giusto per staccare ogni tanto dai vlog che magari non a tutti interessano, giustamente. E niente, detto ciò, andrò sul sito della team. Sì. Ok, sono 9:30, io ho cenato, mi sono struccata, mi sono lavata i capelli e ho il flash che mi sta accecando l'occhio destro. Comunque volevo concludere il vlog, ma ero presa da un attacco di singhiozzo, quindi lo concludo solo ora. Adesso, mentre si asciugheranno i capelli, che deciderò poi se finire di asciugare col phon, ma penso di sì, perché non penso faranno in tempo ad asciugarsi del tutto e non si va a dormire con i capelli bagnati, leggerò, e sto leggendo il Giovanni Holden per la scuola, però in realtà mi sta piacendo, ditemi se l'avete letto. E dopodiché devo decidere che cover ordinare su AliExpress per il telefono, che ho scoperto che non ha bisogno della micro sim, perché la micro sim è quella che avevo io, ma della nano. Molto bene. E ho letto su internet che ci sono negozi che te la tagliano. Certo, c'è anche chi se la taglia da sola, da solo, però io non mi fido di me stessa e faccio bene. Quindi adesso vedo se, perché non so bene cosa fare. Cioè, spendere 10 euro per cambiare la sim mi scoccia, però dall'altra, insomma, è meglio non rischiare. Ecco, perché poi è un casino. Quindi mi sa che la cambierò e che non me la andrò a far tagliare. Niente, detto ciò, inizio già più a non connettere più, e prima di leggere magari inizio a montare il vlog. Tra giovedì e venerdì lo vedrete, ecco, l'importante è che lo vediate, importantissimo soprattutto, insomma, se avete qualche minuto da perdere della vostra giornata, spero di avervi tenuto compagnia, ecco. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo presto, spero, con un nuovo vlog o con un nuovo video sul canale. Ora vedrò come gestire la cosa e poi vi terrò aggiornati anche sul telefono. Intanto comunque vi ricordo che nel box informazioni ci sono i miei social e il link di Shpock, se siete interessati alle cover del mio iPhone 4S. E niente, quindi io vi mando la buonanotte, buongiorno, buonasera, non so quando state guardando questo fantastico vlog, e vi aspetto nei commenti o appunto sui miei social per qualsiasi cosa carina vogliate dirmi, così mi fate compagnia. E io vi rispondo tanto tranquillamente. Ciao!